Marco Meoni cambia, possiamo dire, nuovamente il tuo ruolo all'interno del Copra. No, no, o devo tenerlo io, lo tengo io, dai, ormai faccio tutto da solo, ho anche le pastiglie. No, non cambia nulla, nel senso che la mia disponibilità da un mese e mezzo a questa parte c'è sempre stata per qualsiasi tipo di situazione. E purtroppo quello per cui ero stato chiamato, cioè di poter giocare un contributo tecnico, per limiti che sono anagrafici e fisici, non è possibile, però cercavo di dare un contributo alla squadra, in quanto spogliatoio, gruppo, agli allenatori. È stata fatta questa scelta da parte della società e chiaramente adesso c'è una voce in più che dà un contributo di esperienza a quello che è l'aspetto tecnico, però non cambia, il ruolo non cambia, sono sempre giocatore, in panchina sono vestito con la tuta e se vedo qualcosa come d'altronde vedevo prima, nel momento che mi accorgo di qualcosa lo comunico, dopo gli allenatori penseranno a riferirlo alla squadra. Ho giocato troppo? Quindi non è il primo passo verso un nuovo ruolo d'allenatore. No, è l'ultimo passo verso l'uomo allenatore. Dopo questo basta. No, no, è sempre stato chiaro, non è quello che voglio fare. E sinceramente, dal punto di vista personale, chiaramente sono molto dispiaciuto perché è sempre una persona che non ha più il suo posto di lavoro e quindi sono cose non belle, però purtroppo, come sappiamo, quando ci sono dei problemi, delle situazioni. E non si può cambiare tutta la squadra, chi paga spesso è l'allenatore. E noi adesso cerchiamo di fare il meglio, il nostro meglio per dare un contributo e cercare di migliorare e portare avanti il lavoro che comunque era stato già cominciato da un po' di tempo a questa parte. Una domanda che facciamo ai giocatori ogni domenica: questo Copra può davvero arrivare ancora ai playoff? Sì, ma ti devi decidere, allora o sono allenatore o sono giocatore? Mi fai domande, sei l'allenatore com'è? No. Allora, la matematica non ci condanna, sicuramente la strada non è ripida, è di più, è una scala, però adesso vediamo se piolo piolo riusciamo a recuperare. Intanto dobbiamo recuperare un po' quello che è l'entusiasmo del palazzetto, della gente, con più punti possibile e poi vedremo.